ci aggiorna dalla fatta delle Dolomiti. Gabriele Carletti. Sì, buongiorno da Moena. Come dicevate, appunto, il Rio Costalunga è uno degli indiziati per quello che è avvenuto ieri pomeriggio, e cioè una fiumana di fango e detriti che ha travolto il centro della fata delle Dolomiti. Lo state vedendo, appunto, il Rio Costalunga, che normalmente è un semplice rigagnolo d'acqua, che si è trasformato in un fiume impetuoso. State vedendo, appunto, le immagini che sta girando il nostro collega Giovanni Motteri, il punto in cui il Rio Costalunga è esondato, appunto portando acqua e detriti e soprattutto fango negli scantinati del centro storico, e quindi sono stati colpiti garage, sono stati colpiti piani interrati degli hotel. Un evento circoscritto qui in centro, ma molto pesante per chi vive e lavora qui, e appunto ve lo facciamo sentire attraverso le voci e alcune testimonianze che abbiamo raccolto poco fa qui in centro a Moena. L'acqua qui continua ad entrare, noi abbiamo il magazzino al piano sotterraneo, abbiamo ancora 70 cm di acqua, i pompieri stanno con la pompa, la stiamo togliendo, poi ci sarà il fango, speriamo, vediamo. Avete quantificato? Non ancora, non so cosa trovo. Il negozio sta abbastanza bene, il magazzino, non ho idea di quello che troverò e se troverò qualcosa. Era ammassato un sacco di tronchi, di cespugli, di sassi grossissimi, che hanno fatto defluire l'acqua invece che nel normale alveo lungo la strada che poi dà al nostro albergo. Avevate l'hotel pieno? L'hotel pieno, sì, sì. Abbiamo dovuto smistarli un po' qua, un po' là, e cosa vuole che le dica? Siamo senza luce, senza acqua calda, perché anche la caldaia si è riempita completamente. Il lavoro incessante della protezione civile ha reso meno drammatica questa situazione. La circonvallazione di Moena, quindi, che collega con le altre località turistiche della Val di Fassa, è stata riaperta poco fa. Resta chiusa invece la strada per il passo San Pellegrino. Ma appunto, dicevamo, una grande mobilitazione, ma anche la volontà di riprendere, di portare al consueto splendore il centro di Moena. L'amministrazione comunale ci ha assicurato che in pochi giorni il centro tornerà splendente e bello come prima. Ma torneremo a collegarci fra poco, intanto linea allo studio.